Presidente Dallago, lei non ha gradito molto di dare la possibilità alle donne di avere un quinto dei posti nei CDA. Perché? Ma perché io ritengo che non è che si ottenga la parità dei diritti così come dei doveri assegnando delle quote. Non lo ritengo nemmeno per le posizioni in Parlamento, nei consigli comunali, eccetera. Credo che la parità si debba ottenere per le proprie capacità e si debba mettere in grado le donne di poter avere le stesse possibilità degli uomini, cioè l'uguaglianza dei cosiddetti punti di partenza, garantendo tutte quelle assistenze territoriali, sociali che le permettano di essere libere. Entrare in una società quotata in borsa o in qualsiasi consiglio di amministrazione di ente pubblico semplicemente perché c'è un'aspettanza di quota rosa e non per le proprie capacità, questo ritengo significa ridurre la dignità della donna. Qualcuno dice però che i meriti delle donne non vengono riconosciuti. Lei come risponde? Ma perché lei crede che mettendoti per quota siano più riconosciuti? Io credo che siano assolutamente meno riconosciuti. Ecco il mio diniego. Non è che io riconosco che la donna merita perché obbligo un consiglio di amministrazione a metterla dentro. Questa sarà sempre considerata al suo interno una che è entrata per obbligo e non per capacità. Ripeto, altre devono essere le strade per riconoscere i meriti delle donne, che sono molto spesso, permetto di aggiungere, maggiori del